Sì, ebbene sì, finalmente è giunto il momento. Finalmente oggi, 4 novembre, saranno rivelate le prestazioni dei nuovi processori Intel di dodicesima generazione. E noi andremo in profondità a vedere per bene, in profondità non suona proprio benissimo, in depth in inglese è molto meglio. Andremo a vedere per bene i dati che i vari recensori a livello italiano e a livello internazionale metteranno sull'internet. Quindi vi invito oggi alle 15 a sintonizzarvi sul mio canale Viola, link in descrizione, per andare a vedere insieme i benchmark di questi famigerati Intel Alder Lake. Ma sebbene questo sia un momento, potremmo dire, abbastanza rivoluzionario per quanto riguarda l'architettura dei PC, c'è da dire che nel frattempo altre notizie forse sono passate in sordina perché appunto, i processori Intel sono importanti, ma ci sono altre cose molto molto importanti che sono avvenute nel frattempo. Per cui, se volete rimanere sempre aggiornati su gaming e tecnologia in generale, pcgaming.it è il sito che vi consiglio senza ombra di dubbio. Sempre aggiornato l'ultimo trend, veloce da leggere, scorrevole, cosa volete di più dalla vita? Beh, credetemi, andate a fare un salto su pcgaming.it, non ne rimarrete assolutamente delusi. Allora, ragazzi, cosa sta succedendo nel mondo? Sta succedendo qualcosa che io non mi sarei mai aspettato, e cioè il prezzo delle GPU continua a salire. Non è vero, questa cosa ce l'aspettavamo, ma c'è da dire che il prezzo delle schede video ha raggiunto il massimo storico da quando sono state rilasciate l'anno scorso. Videocards ha infatti rilasciato una tabella che vi mostra il costo minimo e il costo massimo per ogni GPU. La tabella va da gennaio 2021 ad ottobre 2021. E beh, quello che poteva essere soltanto un momento passeggero e che si sarebbe andato ad appianare poi piano piano nei primi mesi del 2022, beh, sta cominciando ad essere un incubo senza fine. Avete presente quel video di Marco Verdoliva di MV Hardware, che comunque vi lascio in descrizione, in cui diceva: sì, avete rotto le scatole, il mercato ormai è questo? Beh, sono parole sacrosante. A quanto pare il prezzo delle GPU non scenderà per un bel po' di tempo. Quindi, e visto che comunque continua a salire, prima le acquistate e prima il prezzo, sebbene alto, sarà più basso. Ma Nvidia, a quanto pare, probabilmente saranno rilasciate delle nuove schede video. Allora, questo è un leak. Questo è un leak, un leakissimo. È probabile comunque che il 7 dicembre sia annunciata una 2060 da 12 giga di memoria video, GDDR6, suppongo, perché una 2060 con 12 giga di GDDR6X credo sia una cosa decisamente improbabile. Perché, boh, come si dice in inglese, beats me, non ne ho la più pallida idea, a meno che non sia lapalissiano che questa sia una scheda da mining, o comunque una scheda per chi, ancora una volta, non capisce molto di architettura PC e il numero più grande è meglio è. Ma la cosa che fa più spavento non è nemmeno la 2060 da 12 GB, è la 3070 Ti da 16 GB, GDDR6X questa volta, e una 3080 da 12 GB. Queste probabilmente saranno annunciate il 17 di dicembre, e c'è un leak di Hongxing 2020 che suppone questa cosa. Adesso, da un punto di vista mio, di un mero consumatore che bene o male è stato attento al mercato delle GPU, eccetera, eccetera, l'unica cosa che posso dire è: Nvidia, ma se sta cosa è vera, che cosa avete in testa? Il gorgonzola? Capisco benissimo che comunque dobbiamo andare a saturare tutte le varie fasce di prezzo delle GPU, eccetera, eccetera, perché AMD offre delle soluzioni con tre schede video di fascia alta, tutte e tre con 16 giga di RAM. Però, porca miseria, mi sembra una cosa decisamente strana. Ad ogni modo, la 3070 Ti da 16 giga sarà basata sul chip GA104-401, quindi è uno SKU superiore rispetto a quello della 3070 Ti normale. La 3080 da 12 giga, invece, sarà basata sul GA220, che è uno SKU più alto della 3080 e della 3080 Lite Hash Rate. Per quanto riguarda la 2060 da 12 GB di RAM, ancora non abbiamo dati precisi.
Ma rimanete sintonizzati perché sicuramente ne parleremo. Adesso arriva una notizia che praticamente a noi, fondamentalmente, da consumatori semplici, tra virgolette, non interessa, perché è semplicemente una notizia per quanto riguarda l'architettura dei processori EPYC di AMD. Per chi non lo sapesse, AMD ha una linea di processori di livello estremamente professionale di nome EPYC. Tutti questi processori sono basati sulle architetture Zen da cui sono stati creati poi i Ryzen. Abbiamo infatti l'architettura Naples basata sulla Zen a 14 nanometri, l'architettura Rome basata su Zen 2 a 7 nanometri, l'architettura Milan basata su Zen 3 a 7 nanometri, ma tra poco aspettate giusto un attimo perché adesso cominciamo a lanciare le bombe. Per il 2022, dato che AMD ha comunque studiato il percorso da fare, il percorso ingegneristico ed evoluzionista della propria architettura, ha deciso che nel 2022, quindi tra un anno, uscirà l'architettura Genoa. Bellino poi che i nomi sono delle città italiane. In pratica, questo AMD EPYC Genoa sarà basato su una litografia 5 nanometri. Architettura Zen 4 sarà comunque un'architettura a multi chip, a moduli di chiplet con 12 CCD. Ma la cosa figa è che sarà un processore da 96 core e 192 thread. Voi direte, wow, impressionante, 92 core e 192 thread, è veramente tanta roba. È un processore bello grosso, bello potente, avrà un TDP di 400 watt, ciò significa che ci vorranno 128 watt di potenza dissipante da un dissipatore per poter dissipare tutto quel calore. Ma aspettate, non è ancora questa la notizia bella. La notizia bella è che tra il 2023 e il 2024 probabilmente uscirà l'architettura Turin di AMD, basata su Zen 5. Basata su Zen 5 non conosciamo ancora precisamente la litografia, ma sappiamo che probabilmente ci sarà un TDP di 600 watt. Come 600 watt? Voi direte, ma se l'architettura precedente era 400 watt di TDP, qui 600, beh, c'è stato un terzo in più di potenza. No, raga, c'era un processore da... Preparatevi, perché è un numero talmente folle che io rido a pensarci. Sarà un processore da 256 core e 512 thread. Ovviamente, con tutti i crismi del caso, socket LGA, 12 channel, nemmeno l'octa channel per quanto riguarda le RAM. E come ho detto, 600 watt di TDP, ovviamente memoria DDR5, e chi più ne ha più ne metta. Perché vi sto dando questa notizia? Beh, perché è semplicemente fantastico. Volevo farvi ragionare su una cosa. Mentre AMD sta pensando già al futuro e sta praticamente migliorando sempre di più il proprio processo produttivo, perché raga, arrivare praticamente a 4 nanometri di litografia è davvero tanta tanta roba, Intel invece pensa soltanto ad ottimizzare le prestazioni, ok? Per quanto la casa blu possa chiamare i nuovi Alder Lake Intel 7 Node qualcosa, no, sappiamo benissimo che è una litografia 10 nanometri. AMD sta già pensando ai 4 nanometri, probabilmente avrebbe già tirato fuori 5 nanometri per quanto riguarda i processori, se il tutto, intendo la situazione mondiale, Covid e anche compagnia contrapposta, cioè Intel, avesse aiutato la situazione. Quindi nulla, era semplicemente uno spunto per farvi riflettere su questa cosa. Vi ricordo comunque ancora una volta che oggi alle 15 andiamo a vedere insieme le recensioni dei nuovi Alder Lake. Io suppongo che servirà un nuovo alimentatore, ma boh, lo vedremo tutti quanti insieme. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Grazie mille per essere stati in mia compagnia. Cosa ne pensate delle news di oggi? Io credo che effettivamente la situazione stia sfuggendo decisamente di mano, non tanto per i processori, quanto per le schede video. Cioè, se veramente dovesse uscire una nuova versione della 3070 e della 3080, beh, significa davvero che Nvidia ha toccato il fondo del fondo del fondo del fondo del fondo e non può più risalire. Grazie mille ancora ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao!